Allora, vediamo un altro tipo di dispositivo, in particolare i transistori, sono i dispositivi principali. I transistori sono dispositivi a tre terminali. E in pratica funzionano da generatori di corrente controllati. Funzionano da generatori di corrente controllati. Controllati da che cosa? Beh, dipende, controllati per esempio dalla tensione sul terzo terminale, diciamo, terzo terminale è quello che si chiama terminale di controllo. Il generatore di corrente ha due terminali, poi il terzo terminale, il terminale di controllo, esercita il controllo attraverso la tensione. E in questo caso parliamo di transistori a effetto di campo. In inglese si dice field effect transistor, oppure la sigla è FET, oppure l'altra opzione dalla corrente nel terzo, nel terminale di controllo. Ecco, in generale questi sono i transistori bipolari. Transistori bipolari. A volte aggiunzione non si dice, si sottolinea, ma insomma, transistore bipolare aggiunzione si dice in inglese bipolar junction transistor, cioè BJT. Sono queste due opzioni diverse. Per inciso, il termine transistor viene dalla contrazione di una parola complessa che è transfer resistor. Quindi transistor, che viene dall'origine del nome. E fa riferimento al fatto che in realtà il transistore appena è stato come dire, inventato e utilizzato, veniva utilizzato come punto di resistenza di trasferimento, cioè come come sistema in cui si inseriva una corrente e si estraeva una tensione. Si inseriva una corrente tra due terminali e si estraeva la tensione tra altri due terminali. In realtà poi onestamente quest'uso non è poi tanto più comune recentemente e conviene fare riferimento a quello che dicevo prima al generatore di corrente controllato. Ok, vediamo che cosa vuol dire e spieghiamo meglio perché. Il
diciamo che come funziona un generatore corrente controllato e perché ci fa comodo. Poi vediamo perché un transistore si comporta in questo modo. Allora, partiamo dal primo caso, dal secondo caso, generatori di corrente controllati da corrente. Quindi, generatore allora, in questo caso noi dobbiamo considerare che abbiamo tre terminali. Tra due terminali poniamo il generatore di corrente, che è questo, e il valore, cosa vuol dire generatore di corrente controllato? Che il valore della corrente nel generatore è proporzionale a un'altra grandezza, in questo caso un'altra corrente. Quindi diciamo che i due, sia la corrente nel generatore, è proporzionale attraverso una costante A alla corrente I1 che passa nel terzo elettrodo, nell'elettrodo di controllo. Ok? Quindi questo è un generatore di corrente controllato dalla corrente attraverso il terzo elettrodo. Chiaramente questa situazione è molto idealizzata. Che ci si fa? Che ci si può fare? Va inserito in un circuito fatto in questo modo, con due maglie, in pratica una maglia di ingresso alla quale applichiamo un generatore. Immaginiamo un generatore composto da una VI, un generatore reale, no? Composto da una tensione, da un generatore di tensione e da una resistenza serie. Quindi questa qui è la maglia di ingresso in cui scorre la corrente I1. E poi mettiamo anche, chiudiamo anche la maglia in uscita mettendo un altro generatore costante però stavolta. Questo è il carico, poniamo e questo è il generatore. Chiamiamolo VCC. Allora, nella seconda maglia, come potete vedere, ovviamente la corrente che passa è la I2. Chiamiamo V2 questa tensione. Immaginiamo di avere che il terminale 3 è riferito a massa, per cui V1 e V2 sono le due tensioni dei nodi 1 e 2 riferiti al terzo terminale. Okay, immaginiamo che la tensione sul carico, questo sia il carico, la tensione sul carico sia VL. Che okay, questa seconda maglia, ovviamente, è la maglia d'uscita. Questo vuol dire che questo è il generatore di ingresso, questo è carico, io vado a vedere la caduta di tensione sul carico in funzione della tensione applicata. Il circuito è banale, posso mettermi e risolverlo. In pratica cosa posso dire? Beh, posso dire, beh, insomma, VL è uguale a meno RL per I2, ok? A sua volta I2 è uguale a DA per I1, e I1, se scrivo l'equazione alla maglia di ingresso, è uguale a VI su RI, perché insomma poi resta un corto, quindi meno RL per A per è diviso RI per VI. Ok, quindi io ho una relazione che lega la tensione sul carico alla tensione d'ingresso. Questo coefficiente, che è il rapporto tra la tensione sul carico e la tensione d'ingresso, la chiamo amplificazione di tensione. Rapporto VL su VI ed è uguale a meno RL per A diviso RI. Chiaramente può essere una quantità maggiore di 1, molto maggiore di 1, dipende un po' dalla situazione e soprattutto da valori dei vari termini. Ok? Che cosa posso dire? Chiaramente il circuito è lineare, quindi c'è poco da dire, però vedete, la tensione sul carico è una riproduzione della tensione d'ingresso. È uguale a VI,
soltanto che è moltiplicata per un coefficiente, che può essere un coefficiente grande o piccolo, di sicuro è negativo, quindi viene ruotata di 180 gradi in fase, no? Però a parte quello è una tensione che ha la stessa forma della tensione d'ingresso, ok? Questo è importante, che in pratica l'uso che si fa del generatore di corrente, controllato di corrente, l'uso principale è quello di amplificatore. Ora, quando si parla di amplificatore bisogna però stare molto attenti, perché nella definizione corretta un amplificatore è un circuito che consente di ottenere un'amplificazione della potenza, non tanto della tensione, perché quello che veramente importa e definisce l'amplificatore è la potenza. E per vedere questo dobbiamo valutare la potenza erogata dal generatore e la potenza che va a finire sul carico. È lì che vogliamo avere un'amplificazione. E vediamo di fare il calcolo. Allora, la potenza erogata dal generatore è VI per I, ok? Quindi II è VI diviso RI, il conto è facile. La potenza assorbita dal carico è ovviamente VL per I2, quindi anche questo è facile da calcolare. Okay? Facciamo nella slide successiva, scriviamo tutto. Potenza erogata dal generatore chiamiamola PI è VI per I con I ed è quindi VI al quadrato diviso RI. La potenza assorbita dal carico è PL ed è VL per I2. Ok? VL l'abbiamo scritto in funzione di VI ed è VI diviso RI per A per RL, abbiamo scritto prima, I2 è A per II che è A per VI diviso RI. Quindi se raccogliamo un po' tutto qui viene A quadro per RL diviso RI quadro per VI al quadrato. Ok, ho semplicemente sostituito l'espressione che abbiamo scritto prima. Il segno complessivamente è positivo perché VL e I2 sono concordi. Chiaramente una è la corrente e la resistenza, l'altra è la tensione capo della resistenza, è chiaro che il segno è lo stesso. Okay, quindi non c'è bisogno di controllare troppo il segno. Ecco, quindi l'amplificazione di potenza PL diviso PI, se vado a fare il rapporto, tutto si semplifica, mi rimane A quadro per RL diviso RI. Ok? Se maggiore di 1, ho un amplificatore. Il circuito si comporta effettivamente come amplificatore. Allora, minimo inciso, è importante questo concetto dell'amplificazione di potenza, perché in un circuito lineare il fatto di avere la potenza d'uscita, scusate, la tensione d'uscita proporzionale alla tensione d'ingresso è sempre vero. Tutti i circuiti lineari funzionano così, quindi la proporzionalità non mi garantisce il fatto che si tratti di un amplificatore, d'accordo? Neanche l'amplificazione di tensione mi garantisce il fatto che si tratti di un amplificatore, perché come sapete, anche se realizzo un trasformatore posso avere una tensione d'uscita più grande della tensione d'ingresso, ma non ho amplificato niente. Okay. Qual è il concetto principale dell'amplificatore? Perché ho bisogno di quella cosa? Cosa vuol dire? Torniamo un attimo qua, no? Allora,
qui sul carico ho una tensione più grande di quella che eroga il generatore. Chi me la dà il resto della tensione? Se poi guardate il circuito, tutta la potenza che eroga il generatore cade sulla resistenza RI, no? Quindi io, perché, da dove viene la potenza che dissipo nel carico? Ok? E perché è più grande di quella di V? Perché la potenza che dissipo nel carico mi viene dalla batteria, dall'alimentatore, dall'alimentazione. Quindi, cioè, in un amplificatore, che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere che sul carico c'è un segnale che è uguale a quello che c'è in ingresso, come forma, ma in potenza più alta, e la potenza più alta è fornita non dall'ingresso, ma dall'alimentazione. Ok? In quel modo io posso dire che ho un'amplificazione del segnale, perché in pratica il circuito prende la potenza dall'alimentazione e la convoglia sull'uscita nella forma del segnale giusto. Ok? Quindi nell'amplificatore io ho questa amplificazione di potenza perché la potenza maggiore che va nel carico viene presa dall'alimentatore. Che sia una batteria, che sia un alimentatore tipo questo, insomma, dov'è? Quello lì per terra e così via, ok? Ok. Dunque. Vediamo adesso un altro concetto, una questione legata alla terminologia, ma vedete ci fa particolarmente comodo, legata al generatore di corrente, che sono le caratteristiche di uscita. Che cosa sono le caratteristiche di uscita? In pratica le caratteristiche di uscita sono le curve della corrente nella maglia d'uscita in funzione della tensione sul nodo d'uscita, usando come parametro la corrente di controllo. Quindi in pratica io qui devo fare I2, corrente nel nodo d'uscita, in funzione della tensione sul nodo d'uscita, I2, usando, quindi I2 in funzione di V2, usando come parametro I1, cioè la corrente di controllo. Quindi, quando parlo di una caratteristica d'uscita intendo una curva I in funzione di V, quando parlo al plurale intendo una famiglia di curve dove il parametro è appunto il parametro di controllo. Si chiamano caratteristiche di uscita perché sono, le due grandezze sono riferite al nodo 2, che è il nodo di uscita, cioè che sta sulla maglia d'uscita, e sono banali perché... Come è fatta I2? Beh, I2 in realtà non dipende da V2 per come abbiamo scritto il circuito. Noi sappiamo che I2 è uguale ad A per I1, no? È quello che abbiamo scritto nel disegno. Quindi in pratica le caratteristiche di uscita sono delle rette orizzontali di diversa altezza in funzione del diverso valore di I1. Per esempio, se I1 è uguale a una certa quantità costante I11, allora la retta è una retta orizzontale di valore AI11. Se I1 è un certo valore I12, la retta orizzontale sarà A per I12 e così via. Quindi in questo caso, diciamo, abbastanza idealizzato, le caratteristiche di uscita sono delle rette, costituiscono una famiglia di rette orizzontali con pendenza nulla. Queste sono le caratteristiche. Vi ricordate, poi, per risolvere l'equazione alla maglia d'uscita io ho bisogno di scrivere l'equazione alla maglia che mi darà la retta di carico, no? E poi la relazione interna, che è appunto data dalle caratteristiche. Quindi io so anche la relazione sulla retta di carico, l'avevamo già trovata, l'equazione della maglia, torno un attimo indietro per farvela vedere, e mi dice che, cosa mi dice? Mi dice che V2 è uguale a VCC meno RL per I2. Okay? Quindi V2
uguale a VCC meno RL per I2. Questa è l'equazione alla maglia di uscita e mi dà la retta di carico. Come faccio a rappresentare la retta? È una retta, no? Su questo piano si vede bene. Come faccio a rappresentarla? Prendo due punti, per esempio l'intercetto con i due assi. Quando I2 è uguale a 0, V2 è uguale a VCC, immaginiamo che sia questo. Facciamo un verde. Questo è VCC. Quando V2 è uguale a 0, I2 è uguale a VCC su R, quindi immaginiamo che sia questo VCC su R. Quindi una volta fatto questo disegno posso tracciare questa, facciamo un po' più lunga, questa qui. E la retta di carico. Quale sarà il punto di lavoro? Beh, il punto di lavoro è abbastanza facile stavolta, vi ricordate cos'è? Devo fare l'intersezione tra la caratteristica e la retta di carico. Stavolta per sapere la caratteristica devo prima conoscere la, qual è la corrente di controllo. Quindi se la corrente per esempio è I1,2, I1 uguale a un certo valore di I1,2, proprio quello rappresentato qua, vuol dire che la caratteristica di uscita giusta è questa. La soluzione del sistema deve soddisfare sia la caratteristica sia la retta di carico e quindi sarà questo. Quindi questo è il punto di riposo, spesso si indica con la lettera Q. Insomma. Ok, quindi io a seconda dove lo posiziono posso scegliere, a seconda del valore di 1 posso scegliere il punto di riposo del sistema. Allora, che possibilità ho? Vabbè, ho la possibilità che ho appena raccontato, cioè perché se io modulo la corrente I1 con per esempio la tensione d'ingresso di quella VI che ho rappresentato prima, in pratica sposto il punto di riposo su questa curva, quindi vario la corrente in questo modo e di conseguenza vario la tensione sul carico. Quindi quando, se io mi posiziono qua e sposto il punto di riposo in questa zona, ho il funzionamento da amplificatore che vi dicevo prima, perché di fatto vario la corrente I1, a sua volta questa fa variare la corrente I2, che a sua volta fa variare nello stesso modo la tensione sul carico. Okay? Quindi questo punto di riposo, quindi il mezzo delle caratteristiche, è il punto di riposo adatto per realizzare l'amplificatore. E questa è una posizione c'è anche un'altra posizione, un'altra cosa che posso realizzare, posso pilotare, no? Variare I1 in modo da far spostare il punto di riposo tra i due estremi, cioè tra questo estremo, chiamiamolo off, e questo estremo chiamiamolo on. Perché li chiamo off e on? Perché vedete, in questo estremo in pratica il transistore si comporta da interruttore aperto, in pratica la corrente è nulla, va bene? Quindi questa è la corrente sul nodo e quindi la corrente è la maglia d'uscita, e la maglia d'uscita è interdetta, è aperta, è un passacorrente. Oppure, e questo corrisponde a un ingresso, se cambio l'ingresso, la corrente 1 la metto in modo che il punto di riposo venga qui, vedete, mi trovo nella situazione da interruttore chiuso, perché qui la tensione ai capi del nodo 2 è nulla, la corrente invece è massima. Va bene? In pratica, come dire, variando I1 tra questo punto e questo punto, io faccio comportare il generatore di corrente controllato a corrente come un interruttore che si accende e che si spegne. Okay? Quindi si dice uso il generatore di corrente come un interruttore controllato. Tra due stati, off, cioè I2 uguale 0, V2 uguale VCC e lo stato ON che corrisponde a V2 uguale 0 e I2 uguale ovviamente a VCC su R.
Va bene? Questo concetto è abbastanza importante perché in pratica, poiché i transistori si comportano come generatori controllati, vuol dire che io i transistori posso utilizzarli come amplificatori oppure come interruttori controllati. Ma in generale, quello che avviene è che io li uso come amplificatori in quella che si chiama elettronica analogica, cioè circuiti elettronici analogici, dove ho dei segnali che appunto sono continui nel tempo e vengono come gli amplificati conservando la forma, che mi importa la forma del segnale. Invece quando uso i generatori di corrente, quindi transistori come interruttori controllati, non mi importa più la forma, mi interessa semplicemente lo stato on e off, a cui poi associo gli 1 e gli 0 e quindi ho elettronica, ho circuiti elettronici digitali. Quando faccio circuiti elettronici digitali userò i transistori come interruttori, quando li faccio analogici essenzialmente li uso come amplificatori. Elettronica digitale. Allora, visto circuito di riferimento, quello del generatore di corrente controllato a corrente, adesso vediamo perché un transistore bipolare si comporta in questo modo. Quindi come funziona un transistore bipolare? È utile avere il riferimento presente, cioè il transistore bipolare è un dispositivo che noi vogliamo far funzionare con un generatore di corrente controllato da corrente. Quindi è tanto più buono quanto più si comporta in modo simile a un generatore di corrente controllato da corrente. Allora, si tratta però di vedere come è fatto in termini elementari e come funziona. Dunque, vediamo il transistore bipolare. Allora, vedo che già lo state facendo. Il mio consiglio in generale, anche se poi trovate tutti i lucidi, trovate i video e così via, non vi appoggiate a quel materiale, ma prendete appunti perché si sta più attenti, si capisce più. Solo, cioè, fate prendere appunti è utile come metodo per capire di più a lezione, anche se poi gli appunti non li guardate neanche un po'. Però è molto illusorio il fatto di dire non prenda appunti così mi concentro di più su quello che dice, perché poi in realtà la testa va per i fatti suoi, tipicamente quello succede. Quindi è utile prendere appunti anche se uno poi gli appunti li butta via. Semplicemente che costringe a stare focalizzati su quello che si sta dicendo. Allora, transistore bipolare ad aggiunzione è fatto così. Ci sono tre zone differenti con drogaggi tipo diverso. Vedete, un tassello N, un tassello fatto a tre regioni, NPN. Questa è una chiaramente una struttura abbastanza idealizzata. Quindi abbiamo due giunzioni PN, no? Una, due si vedono abbastanza bene, sono contrapposte, la zona P è comune. Ah, questo è un caso particolare di transistore bipolare aggiunzione che si chiama appunto NPN dalla sequenza delle tre regioni. Questo è un transistore, anzi un transistore bipolare aggiunzione, ora scriviamo BJT NPN. Ovviamente si può anche avere BJT PNP che comunque ha tre zone e due giunzioni nello stesso modo. Allora, la cosa importante qui sono le giunzioni. Beh, vediamo un pochino prima di nomi. Le tre regioni si chiamano emettitore, che in inglese è emitter
si indica con la lettera E base, che si chiama base in inglese, e si indica con la lettera B, e collettore, che in inglese è collector, e si indica con la lettera C. Okay. Il simbolo di questo transistore bipolare è questo qua. Questa è la base, questo è l'emettitore, questo è il collettore. Questo è il simbolo circuitale. A volte si fa un cerchio intorno anche, ma insomma non è strettamente necessario. Viene fatto a volte, ma anche no. Come vi dicevo, c'è anche l'altra possibilità, quella di avere un BJT PNP. Ecco, in quel caso le regioni sono ovviamente queste, i nomi sono gli stessi, cambia l'orientamento delle giunzioni. Il simbolo si fa in modo leggermente diverso perché si usa questa come base e di solito spesso si scrive orientato in questa direzione. Non è indispensabile l'orientamento, quello che è importante è la freccia. Vedete, in pratica c'è una freccia che va da l'NPN da base a emettitore, che indica la direzione della corrente nella giunzione, e nel PNP va da emettitore a base perché la direzione della corrente è quell'altra. E quindi la freccia indica la direzione della corrente e la freccia sta dalla parte della giunzione base-emettitore. Allora, noi per comodità ci concentriamo sull'NPN, però il transistore PNP funziona esattamente nello stesso modo, bisogna soltanto, come dire, pensare che quello che in un caso avviene per le lacune, nell'altro caso avviene per gli elettroni e viceversa. In pratica la situazione è perfettamente identica. Ok. Vediamo qual è il principio di funzionamento. È tutto sommato una cosa abbastanza semplice. Come vi raccontavo, nel 48 fu inventato il dispositivo e ne fu spiegato il funzionamento. Quella non fu una cosa... In realtà le due cose avvengono praticamente contemporaneamente. Dunque, prendiamo la... Ora per comodità faccio soltanto la parte inferiore. Queste sono le tre zone, no? P... no, abbiamo detto NPN. N, P ed N. Allora, prima battuta uno può pensare, va bene, ma noi abbiamo già capito come funzionano le giunzioni, e questo dispositivo non è fatto altro che da due giunzioni, quindi uno può dire ok, noi abbiamo quindi una giunzione tra base e emettitore che io rappresento con un diodo perché so già come funziona, e poi una giunzione tra base e collettore che io rappresento con un diodo, che quindi il dispositivo funziona così. Questo tipo di spiegazione non va bene. Beh, non va bene, non vi spiega come funziona il transistore, perché c'è un effetto, c'è un aspetto che si sta considerando. Nel transistore bipolare la base è molto corta. Ok, quindi qui bisogna farci un... No, sopra, che non funziona così, perché la base è molto corta. Che cosa vuol dire la base molto corta? Vuol dire che in pratica, quando abbiamo la diffusione di elettroni dalla zona N alla zona P, prima che gli elettroni diffondano, cioè prima che gli elettroni vengano a essere completamente ricombinati in base, arrivano alla giunzione tra base e collettore.
Quindi vediamo bene cosa succede. Allora, immaginiamo di prendere il tassello di prima, solita struttura. Ok, mettiamo qua NP e N e polarizziamo il dispositivo in questo modo. Mettiamo una tensione positiva tra base ed emettitore, in modo che polarizziamo la giunzione base-emettitore positivamente, no? Quindi questa è polarizzata in diretta. E polarizziamo invece la giunzione base-collettore in inversa. In questo modo, VCB maggiore di 0, VB è maggiore di 0. Quindi aspettate, più che VCB si chiama VBC minore di 0. Oh, esagerato. VBC minore di 0. VBC vuol dire tensione di base meno tensione collettore, no? VB meno VC. Oh, facciamo come al solito, come ho fatto prima, che prendiamo, aspettate, giro i segni. Ho detto prendo la tensione, questa la chiamo VBC e la metto negativa, così poi il segno viene giusto. Allora, quindi abbiamo VBE maggiore di 0, quindi giunzione base emettitore in polarizzazione diretta, ok? E poi abbiamo detto mettiamo VBC minore di 0, cioè giunzione base collettore in polarizzazione inversa. È una scelta questa, ma corrisponde alla zona di funzionamento principale del transistore, ok? Quando le giunzioni sono polarizzate in questo modo, si dice che siamo in zona attiva diretta. Ok? Allora, perché è importante questa zona? Perché non si comporta come come due diodi contrapposti. Beh, guardiamo la situazione. Rappresentiamo l'energia potenziale per gli elettroni, ok? Tanto sono gli elettroni che ci importano di più. Ok? Allora, tra base e emettitore, poiché la polarizzazione è diretta, c'è una barriera bassa. Va bene? Quindi gli elettroni qui vedono una barriera bassa perché la polarizzazione è diretta. Tra base e collettore, siccome la polarizzazione è inversa, okay, gli elettroni vedono una barriera alta, quindi questa è la barriera che vedono. Quindi gli elettroni sono di qua e sono di qua, come portatori maggioritari. Va bene, quindi io qui ho una zona di svuotamento piccolina perché c'è una barriera piccola, qua ho una zona di svuotamento molto più grande perché ho una tensione applicata in inversa. Allora, quello che avviene, ed è la differenza rispetto a due giunzioni contrapposte, è che immaginate, c'è questa giunzione, gli elettroni diffondono nella zona P. Poi, siccome la base, come dicevo, è corta, è una striscia molto molto sottile, gli elettroni qui diffondono, in una situazione normale diffonderebbero fino a ricombinare, a sparire completamente. In questa situazione invece diffondono. Arrivano qua, quando arrivano qua sono portatori minoritari, trovano un campo che invece li accelera fortissimamente e li spinge tutti al collettore. Va bene? È chiaro. Questi qui sono tanti, non spariscono e quando arrivano qua io non posso, cioè ho nella regione P, non posso più dire che non ho elettroni per cui non posso avere corrente, perché ne ho un sacco di elettroni, sono tutti quelli che arrivano dall'emettitore. E a questo punto vengono, come dire, lanciati direttamente nel collettore. Quindi ho una corrente continua dovuta a questo flusso di elettroni che va dall'emettitore alla base, attraversa un po' di base e finisce nel collettore. Se la base fosse stata molto molto spessa, io che cosa avrei avuto? Avrei avuto essenzialmente due
giunzioni PN completamente indipendenti, perché gli elettroni arrivati dall'emettitore in base avrebbero diffuso un pochino, poi sarebbero spariti perché sarebbero state le ricombinazioni con le lacune. Alla giunzione tra base e collettore avrà avuto pochissimi elettroni e quindi soltanto la corrente di saturazione inversa, che è quella che ho in un diodo, che avrei in un diodo, come dire, da solo. Quindi qui l'unica cosa che veramente cambia è il fatto che la base è così corta che di fatto gli elettroni non riescono a ricombinare, non spariscono, e quindi alla giunzione polarizzata inversamente trovo in zona P trovo un eccesso di elettroni che può far passare corrente. E quindi di fatto la giunzione polarizzata inversamente non è attraversata da corrente in modo significativo. Quindi quello è tutto il meccanismo principale. In pratica la base viene fatta così corta che non ricombina quasi nessun elettrone. Di fatto quasi tutti gli elettroni che arrivano dall'emettitore finiscono nel collettore. Questo è il meccanismo. Adesso dobbiamo vedere perché è una cosa che torna tanto comodo. C'è anche un altro effetto che vale la pena un pochino raccontare, ma è in realtà ampiamente secondario, ed è il fatto che io qua, per essere preciso, qui avrò qualche elettrone che ricombina, quindi non proprio tutti vanno, ma insomma il grosso va. Poi cosa ho? Ho le lacune che sono maggioritarie in zona P, e anche loro, siccome la giunzione base emettitore è polarizzata direttamente, vanno a diffondere in zona N. Però le lacune che diffondono in zona N non fanno nessun effetto particolare, cioè diffondono, poi c'è tutto, ricombinano e via, come una giunzione PN normale. Quello che conta è effettivamente quello che viene iniettato nella base. Quindi, se vado a vedere i flussi di carica, giusto per fare una rappresentazione di un altro tipo, io ho qui tutti gli elettroni, li rappresento in rosso, degli elettroni una parte mi ricombina e il grosso invece va avanti fino al collettore. E poi ho le lacune che invece vanno dalla base al... Le lacune indico con H, nel senso di Hall, no? Cariche positivamente, che vanno dalla base all'emettitore. Mi è utile questo ragionamento perché io a questo punto cosa posso dire? Vabbè, la corrente di... base da che cosa è composta? È composta dalla corrente di lacune che finiscono nell'emettitore più quegli elettroni che invece ricombinano in base. Quindi questi due componenti formano la corrente di base. Okay. Io questo lo traccio meglio se faccio vedere un trattino. Okay, immaginate che sia questa qui è la, no, giusto per andare così. Okay, questa è la base, i confini. Poi che cosa... Ops. In realtà nei flussi ho anche un'altra piccola cosa, ho che dunque... Beh, niente, in realtà, ma conta questo, non conta quasi niente, ve lo faccio vedere solo per completezza, ho anche che c'era gli elettroni che erano già da prima presenti in base, no? Già a riposo, che vengono attirati dal collettore, perché il campo li tira in quella direzione, quindi questi volendo li dovrei considerare, e poi ho le lacune che sono presenti nella zona N che vengono attirate dalla zona P. Diciamo che questi due contributi sono praticamente trascurabili, sono le correnti di saturazione inverse e la giunzione base collettore. Di fatto questi li posso trascurare. Il grosso che conta, come dicevo, sono questi due flussi principali. Gli elettroni che vanno dall'emettitore al collettore e parte ricombina in base, e le lacune che vanno dalla base all'emettitore. Questi sono i flussi. Ops. Perché non me lo fa? I flussi di carica.